di ragazzi che stanno cominciando a scrivere libri, ce ne sono tanti. L'associazione ha avuto un incarico lo scorso anno per anni, la regione Marche per localizzare il Salone della Fontana Serna, e per la prima volta in questa prima tornata c'erano una trentina di editori. Il successo è stato grosso ad Ancona, pensavo che inizialmente ci avrebbe dovuto essere un discorso itinerante, però poi per questione di costi al momento hanno deciso di farlo sempre ad Ancona, magari con un passaggio esterno in altre votazioni. Quest'anno il passaggio esterno si farà sicuramente a peso, lo accettare ancora. Ma perché dico questo, per consiglio a voi? Perché sono tanti che oggi scrivono e trovano difficoltà a pubblicare. Questo accordo tra il nome della scrittura e il lettore del giorno Marchigiani ha portato a una collaborazione grossa, per cui già 5 dei nostri soci, per non essere veramente soci dell'associazione, 5 dei nostri soci hanno avuto pubblicato il libro, tra tutti faccio il nome di Francesco Liberati, e è venuto a montare il libro, ma la presentazione c'erano 240 persone. E non pagano soldi per andare a pubblicare questo libro. L'unica cosa che la casa di legge gli chiede se tutto va bene, trova delle 20 copie e le 20 copie le vende appena la prima presentazione. Oltre ad aver pubblicato, chiaramente faremo con questi autori che pubblicano gli editori marchigiani delle presentazioni in tutte le Marche e anche nel vicinato. Ecco, questa è una cosa importante che ho ottenuto dalla situazione.